Salute. Siamo da capo con queste scarpe. Ma non so capire come mai mi vada stretta. Eppure l'ho fatta io. Beato te che non devi portare scarpe. Una cosa che mi piacerebbe sapere è il perché dell'espressione vita da cani. Tutti i cani che ho conosciuto campavano in modo invidiabile. Tu non lo sai ed è molto meglio così. Penso a cosa direbbero quelli del villaggio se mi vedessero parlare con te come sto facendo. Chissà, forse niente. Perché resterebbero senza fiato. Si sta bene qui, vero? Io posso dire tutto ciò che voglio e la sola protesta è quella che fai tu con la coda. Però vedi com'è strana la gente. Oh, tutta la gente, compreso me, intendo dire. Per esempio, se tu mi domandassi perché mai stia andando alla volta di Copenaghen, amico mio, non saprei che rispondere. Il bello si è che di questo stavo parlando, non più tardi di un'ora fa. E tutto ad un tratto eccomi appunto sulla via di Copenaghen. E se vuoi sapere ogni cosa, sono alquanto spaventato. Copenaghen è una grande città. Dunque, che potrà succedere? E la gente? Ecco l'eterno problema, amico mio. La gente. Ebbene, ecco quello che accadrà. Varcherò la porta della città, andrò incontro alla prima persona che vedrò e... Come state? Io sono Hans Christian Andersen. Proprio così. Varcherò la porta della città e dirò: sono Hans Christian Andersen. Io sono Christian Andersen e pien di novello il cuore. Seppur ciabattino, io son narrarle su assai ben. Trappezzo scarpe di tacchi, fosse trovo il momento buon. Ma più mi piace pel mondo andar coi miei papperin per i monti e il mar al tramonto del mattin. E vien Christian Andersen con me. Io son Christian Andersen e questo è un bel dì d'april. È pien di magia, così mi spinge per la via. Le tasche mie sono vuote, verde a piedi marciando vo. Ma so cambiarmi in un auge lì, in un possidente con gran valsente col pollo nel paiol. Io son Christian Andersen, Andersen signor.